te è così grande che non può cambiare con il tempo. Ti amo sempre, con il sole e con la pioggia. Ma ho un segreto che non riesco a confessarti. Quando ci sono i temporali, vivo nel terrore. So che è sciocco, ma non riesco a vincermi. Ho paura. Ho paura! Aiuto, mamma, aiuto! Aiuto i tuoni! Oh, insomma, papà, non essere sciocco e finiscila! Perbacco, cerca di portarmi rispetto, sono tuo padre! Non voglio che ti comporti così! E Paul, allora cosa pensi che farebbe al mio posto? Papà, coraggio, non essere ridicolo! Aiuto! Sono sicura che Paul non potrebbe mai tremare per così poco. Ah, tuoni, fulmini e saette! Non riesco proprio a mantenere la calma quando ci sono i temporali. Ah! Non pensi anche tu che non ci sia niente di più romantico di una notte come questa? Veramente una splendida notte, mia cara. Oh, mamma, aiuto! Ho tanto paura! Che vergogna, Renzi! Ti stai comportando in un modo che non è degno di noi. Sembreresti quasi una piccola umana. Oh, mamma, perdonami! Insomma, Renzi, calmati. Ricordati che sei una creatura infernale. Non prendertela con la piccola, Sheila. Bambina mia, sono solo lampi nel buio. Boris, smettila! Ma... Non vorrai che i tuoi figli siano degli smidollati come gli umani, vero? Si è mai vista una creatura infernale che ha tutta questa paura dei temporali? Nessuno potrebbe pensare che è nostra figlia. È inutile che tu cerchi di cambiarla se questo è il suo carattere. Tu vizi i tuoi figli, non è questo il modo di educarli. Non è assolutamente vero. E invece è proprio così. Ti dico di no. Sì. No. Sì. Ecco, no. Renzi, lo vedi? No. Tanto per cambiare stanno sì. litigando. No. E questa sì. volta no. non è per colpa sì. mia. No. Ma capisci che non no. lo faccio apposta? Sì. Ho paura. No. Sì. No. Ah. No. Sì. No. Diavoli dell'inferno, non riesco a capire. Io credo di sapere il motivo nella nostra posizione. Sarebbe terribile aver scatenato l'ira di Satana. Boris e Sheila, siete stati convocati al cospetto di Satana. Egli vuole conferire immediatamente con voi. Come ben sapete, le leggi che regolano la vita degli inferi sono assai severe. Chi dovesse trasgredirle verrebbe punito con la morte. Quindi... affrettatevi a partire. Il viaggio è lungo. Ma tu sai già perché vuole vederci. A nessuno è dato di sapere quali sono i disegni di Satana. Non chiedetemi altro. Andate. Oh, Boris, quale sarà il motivo della sua ira? Non lo so, a meno che qualcuno di noi non abbia commesso una buona azione. Oh, mamma, forse è colpa mia. Credo che sia perché ho violato la legge e non ho rispettato il divieto di non oltrepassare la porta proibita. Non credo proprio, tesoro, che tutta questa storia abbia qualcosa a che vedere con te. Sei proprio sicura? Certo, Renzi. C'è qualcun altro qui che potrebbe essere la causa di questo viaggio forzato. Non è vero, Boris? Oh, come vorrei non andarci. Sai bene a cosa andresti incontro in questo caso, vero? Partire o non partire, questo è il problema. Se sia più nobile... Smettila, tanto devi andare. Già, non è proprio possibile riuscire a ingannare Satana. State attenti. Non preoccuparti, piccola. Io e il babbo dobbiamo proprio andare, ma torneremo presto. Ti prego solo di avere cura di Ronnie. Stai tranquilla.
E tu, ragazzo mio, cerca di comportarti bene. Obbedisci a tua sorella e va a letto presto. Mamma, lo sai che io mi comporto sempre bene. Sheila, è tempo di andare. Va bene, non fatemi stare in pensiero. Ok. Hai sentito cosa ha detto la mamma? Devi filare subito a letto. Perché? Tu dove pensi di andare? Io devo seguirli. Tu fai il bravo e cerca di cavartela da solo. E tu, Peck, non perderlo d'occhio, intesi? Ma certo, Renzi. Certo, ci penso io. Ecco, bravo, Peck. Lo porto a nanna. Forza, Ronny, andiamo. Buonanotte. E sta attenta. Mi raccomando, Renzi. Ora vai, Ronny. Capisco, devi sbrigarti, altrimenti perderai le loro tracce. Buona fortuna. Ne avrò bisogno, fratellino. Quella è la carrozza infernale, sta aspettando noi. Non abbiamo nessuna via di scampo. Sono pronta, possiamo andare, Boris. Oh, è veramente assurdo! Avanti, bello! Oh. Si può sapere cosa ti succede adesso? Ho dimenticato il mio spazzolino. Non prendertela così, ne hanno anche all'inferno! Non vorrai che io mi lavi i denti con quello dei miei antenati? Sarà molto usato e un po' vecchiotto, non ti sembra? Soprattutto penso che sia sporco. Cosa vorresti dire? Hai detto che lo hanno usato i tuoi antenati e allora... Ah, non perdi occasione per offendermi, vero? Non ne avevo alcuna intenzione. E invece sì. No. Sì. No. Sì. Oh, finiamo le tardi, andiamo. Sì, andiamo. Su, bello, al galoppo! Quanta nebbia, sembra di essere nel vuoto. Ce n'è sempre stata in questo punto del percorso, è il motivo per cui la chiamano la strada nebbiosa, se ben ricordi. Mi chiedo come fai ad essere sempre così distaccata. È perché sono sicura che non si può fare nient'altro. Quello che mi preoccupa di più è non sapere cosa fanno i ragazzi in nostra assenza. Io credo che tu faresti bene a pensare ad altro. Se la caveranno anche senza il tuo prezioso aiuto, ne sono più che certa. Come sei dura, mamma. Come osi parlarmi così? Se non ho neppure aperto bocca. Ti prego, pensa intensamente a me e non potrà accadermi nulla di male. Ecco, quelle sono le porte dell'inferno. Il nostro viaggio è finito. Quanto tempo è passato? Ecco, superate le porte, siamo nel nostro mondo. Ehi, ma che razza di posto è questo? Bentornati fra noi, Boris e Sheila. Avete fatto un buon viaggio? Sand, non sei cambiato affatto. Quando parli così solennemente sei proprio comico. Hai ragione, Boris. È felice di rivederti, Sand scioccone. Perché sono venuto proprio io ad accogliervi? Detesto il vostro senso dell'umorismo! In ogni caso, sono lieto di porgervi i miei migliori auguri. Cosa vuoi dire? Ho saputo che la vostra bambina è diventata vampiro e voglio essere il primo a congratularmi con voi. Ti siamo grati del tuo gentile pensiero, Sand. Pensi forse che sia questo il motivo per il quale Satana vuole vederci? Come sai, nel nostro mondo le voci corrono e tutti sanno già che tua figlia è caduta nello stagno dei desideri. Hai sentito cosa ha detto? Ahimè, mia cara, ho sentito benissimo. Ora devo andare. Devo affrettarmi a portare la notizia del vostro ritorno tra noi. A presto, Boris e Sheila. Il cuore mi dice che il motivo di tutto questo è qualcosa che riguarda Renzi. Qualunque cosa sia, la affronteremo insieme. Non angosciarti così. Se Renzi ha peccato... Aiutatemi, mamma e papà, ho tanta paura. È tutta colpa mia. È terribile sapere che sono io il motivo del vostro viaggio qui. Spero solo che Satana, sovrano degli inferi, dimostri verso di me la sua clemenza e capisca perché ho peccato. Non volevo offenderlo e ho vergogna di me.
cosa ci fai qui? Perché ci hai seguiti? Ti avevo detto di badare a tuo fratello. C'è Peck con lui, stai tranquilla. Accidenti! Non capisci che Peck è solo uno stupido e pennuto? Ma insomma, mia cara, mantieni la calma. Cosa vuoi che succeda a Ronnie? In fondo la piccola voleva solo aiutarci. Ma come, Boris? Non ti rendi conto della situazione? Se nel caso che Renzi sia ancora una bambina, non avrebbe dovuto oltrepassare la porta proibita. Finiamola con questi sciocchi litigi e pensiamo cosa possiamo fare. Non possiamo fare niente. Sai benissimo che una volta entrati nel regno di Satana è impossibile tornare indietro senza il suo permesso. Se tu cercassi di mantenere la calma e di riflettere invece di litigare... Io non ho nessuna intenzione di litigare. Se non vuoi darmi ascolto, cavatela da solo. Io sono stufa. Mamma, non andartene. Non piangere, Renzi. Mamma, torna qui. Non cercare di fermarla, Renzi. Sarebbe inutile, lo sai com'è tua madre. Papà, è stata tutta colpa mia. Fermala, papà. Mamma, torna, ti prego! Non temere, Renzi. La mamma tornerà presto. È una donna forte e sa affrontare i pericoli. Vedrai, piccola, che troverà una soluzione al nostro problema. Mammina! Sheila è nata qui e appartiene a questo mondo. Non preoccuparti. Ora nascondiamoci. Qualcuno potrebbe vederci. Andiamo. Su, bello! Dove mi stai portando, papà? Lascia fare a me, ragazza mia. Guarda. Siamo arrivati, finalmente. È incredibile, è tutto com'era 15 anni fa. Il tempo sembra essersi fermato. Che strano posto è questo? Siamo nella zona in cui dimorano i vampiri e quello che vedi è il loro villaggio. Chi vive in questa casa? È scritto sulla targa. Boris e Sheila, tu e la mamma? Già, questo era il nostro nido d'amore anni fa, prima che tu nascessi. Non è un po' squallido questo nido d'amore? Spiritosa. Coraggio, entra. Ma è incredibile. Non è cambiato affatto. Che belle fotografie. Sono i ricordi della nostra felice giovinezza. Com'era bella la mamma. Lo è ancora, sai, perché io non sono bello. Certo, papà, sei bellissimo anche tu. Guarda quella foto lassù, Renzi. È il ritratto preferito della mamma. Sheila era proprio così da giovane ed era anche tanto dolce in quegli anni. Che vuoi dire? Beh, lo è ancora qualche volta. Se non fosse così nervosa in questo periodo. La mia mamma. Ah, vieni, ti faccio vedere l'altra stanza. Vedrai che ti piacerà. Oh! Papà, vieni presto, sono diventata improvvisamente piccolissima. No, mia cara, non sei tu ad essere diventata piccola. Vedi, questa stanza è stata costruita di dimensioni enormi per poter ospitare gli amici del villaggio dei giganti. Dovrai abituarti alla strana gente che abita l'inferno. Se la piccola non sa queste cose, vuol dire che non appartiene a questo mondo. Chi sei? Cosa vuoi? Dove ti nascondi? Guardami, non ho bisogno di nascondermi io, sono quassù. Tu invece laggiù, dimmi chi c'è sotto il tuo mantello. Non capisco cosa vuoi dire, qui non c'è nessuno oltre noi. Aiuto, soffoco, aria, non ne posso più. Sto arrivando. Aiuto, presto, fate qualcosa. Cercate di aiutarmi, sbrigatevi, non posso stare in questa posizione a lungo. Oh, è veramente uno strano tipo. Non dimenticare che ti abbiamo aiutato. Potresti almeno ringraziarci. Non ci penso però. Vorrei proprio sapere chi siete, non credo di avervi mai visti prima. Come? Non sai a chi appartiene questa casa? Ah, non ne ho la benché minima idea. Papà, tu lo conosci questo ragazzo? No, non lo conosco proprio. Sarà perché sono 15 anni che manco da qui e molte cose saranno cambiate. Oh, dannazione, è molto tardi, non c'è tempo da perdere, è il segnale, devo andare al castello. E per quale motivo dovresti andarci, eh? Questi sono affari miei. Non lasciarmi sola, papà, voglio venire con te al posto della mamma. Non essere sciocca, cara figliuola, sai molto bene che non puoi farti vedere in giro. E perché non può? Dimmi, papà, cosa sarà di noi se la mamma non torna? Oh, insomma, volete spiegarmi? Piccola mia, abbi fiducia in me e ti prometto che riporterò a casa te e la mamma sane e salve. Come sarebbe a dire a casa? Paparino. Paparino? Pianta la vita, romperci e chiudi il becco! Ehi, stavo solo tentando di capirci qualcosa.
Potresti farmi un grande favore da uomo a uomo? Per tua norma, sono un uomo dalla testa ai piedi. Vorrei affidarti la mia bambina. Abbi cura di lei, ti prego. Va bene, d'accordo. Ehi, papà, credo proprio che sarei più tranquilla da solo. Non preoccuparti, figliuola. Sembra un po' scemo, ma non mi pare un cattivo ragazzo. Oh, se lo dici tu. Bene, allora io cercherò di proteggerla fino al tuo ritorno. Ti sono profondamente grato, ragazzo. Renzi, quando sentirai il segnale vorrà dire che potremo tornare a casa. D'accordo. Non stare in pensiero per me, piccola, e sappi che ritroverò tua madre ovunque sia. Addio. Mi raccomando solo di non uscire dalla casa finché non senti la campana. Papà! Tu non temere, baderò io a lei. Sta attento. Anche tu, tesoro, arrivederci a presto. Mia dolce bambina. Sheila, figli miei, è giunto il momento, devo andare. Dove state andando, bella signora? Devo parlare con Satana, signore. Se me lo consentite, vi farò da scorta. Dov'è nostra figlia? Stai tranquilla, l'ho lasciata al sicuro. È nella vecchia casa. Sono felice che sia lì. Sei pronta, mia dolce signora? Sì, andiamo. Come sarebbe a dire? Il principe è tuo figlio e noi dovremo cercarlo? Ma... allora non è come pensavamo, non ci hai fatto chiamare per punire la nostra bambina, vero? È vostra figlia e non posso aspettarmi molto da lei. È naturale questa sua tendenza a non rispettare le regole. Com'è gentile! Stai zitta ora! A proposito, potresti dirci perché tuo figlio è scappato di casa? Non essere insolente. Io so educare i miei figli. La verità è un'altra e finora è stato il mio segreto. Posso chiederti di cosa si tratta? Naturalmente! È per questo che siete qui. Ho un altro figlio nel mondo degli uomini. Cosa ha detto? Ho sentito bene, vostro... È una storia molto complicata. In ogni modo, voi dovete trovarlo. Questo è il mio volere. Ma non è possibile. Come faremo a sapere che è proprio lui? Fate attenzione. Osservate il bambino del ritratto. È lui. Ha un segno particolare a forma di stella sul braccio sinistro, esattamente uguale al mio. È l'unico modo per riconoscerlo, ma... Ora potete andare e fate in modo di portarmi buone notizie. A presto! Oh, evviva la campana! È il segnale per tornare a casa, che meraviglia! Hai sentito? Torno a casa finalmente! Vorrei ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Sei stato gentile, un vero cavaliere. Tornerai nel mondo degli uomini ora. È un peccato, eravamo amici ormai. Certo, perché non parti insieme a noi? Potrebbe essere interessante per te. Mi piacerebbe molto, ma mio padre non sarebbe d'accordo. Credo che tu non mi abbia ancora detto il tuo nome. Il mio nome? Che importanza ha un nome? Ah, trovato! Prendi questo e conservalo in pegno della nostra amicizia. Oh, grazie! È un bellissimo ciondolo. Lo terrò per ricordo. Grazie. Chi ti ha dato questa collana? Questo è lo stemma di Satana. Credo che voglia dire, beh, insomma, che il ragazzo è il principe dell'inferno. Oh, che vuoi dire? Spiegati. Il ragazzo è il fratello del principe perduto. Avete visto? Non era colpa mia ed è finito tutto bene. Sì, ma la prossima volta farei meglio ad obbedire, intesi? Hai proprio ragione, mamma. Papà, come hai fatto a capire cosa pensava di fare la mamma? Riesco quasi sempre ad immaginare quello che le passa per la testa. È incredibile, ma a pensarci bene qualche volta capita anche a me. Ma com'è possibile se passate giorni interi a litigare? Capirai la ragione di questo quando sarai più grande, signorina.
Dimmelo tu, papà, per favore, dimmelo, ti prego, dai, papà, su, dimmelo. Eccomi a voi, cari amici. Non si può certo dire che la mia vita sia noiosa. Per ordine di Satana, il mio povero papà cerca disperatamente il ragazzo con la stella sul braccio. Potrebbe essere solo lui, infatti, il principe del regno supremo. Paul, il ragazzo che mi piace tanto, vince l'incontro di box. Ma io devo cercare papà che non si trova più. E in una notte romantica qualcuno mi racconta che... Beh, per sapere questo dovrete vedere la mia prossima storia.